Ma cosa dice questa canzone? Tra Costea din Tei, letteralmente l'amore sotto i tigli, o sotto il tiglio in rumeno. Che però in Romania è un modo per dire l'amore non corrisposto, e perché sotto il tiglio non lo so. La canzone è un mix di tamarragine rumena al sapore di Bacardi Breezer e vodka alla pesca rovesciata su corpi abbronzati ancora unti di bergamotto, tutto condito da una buona dose di occhiali da sole Carrera messi anche di notte, sigarette alla menta, cinte con marchi giganti tarocchissimi per jeans sotto il culo con magliettine attillate rosa e mutande Dolce & Gabbana in Bella Vista. La mia adolescenza in 7 secondi. Il brano esce nel 2003 e diventa un tormentone senza precedenti. È così popolare che una marea di gente decide di fare la cover di questa canzone, che è del trio rumeno Ozone, che poi sono questi qui. Ma a noi in Italia arriva grazie alla cover di Aiduci, che è una cantante rumena naturalizzata italiana, che è questa qua. Meglio. In coppia con lei vi ricorderete di una voce maschile, tale Vittorio Cerrone, detto Lemuri il visionario. Io sta scoperta l'ho fatta grazie a The Voice Senior. E sempre grazie a The Voice Senior ho scoperto perché lo chiamano il visionario. Peggio. Insomma, amore non corrisposto che trova la sua massima espressione in questo verso. Vrei sapleci dar numa numa yei, che significa... tu vuoi partire ma non mi porti con te. Numa numa yei. Numanu manu. E poi c'è anche Kipultao Shin Dragon Stea Din Tei. Il tuo viso è l'amore sotto il tiglio. Mia mintesc de occhi tei. Mi ricordo dei tuoi occhi. Infatti il romeno è una lingua neolatina, somiglia un po' all'italiano. È quella parte che fa Maia hi, Maia hu. Mi dispiace, non significa un cazzo. È un po' come fare la 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 la. Come vi ho già detto, la canzone è stata ripresa da tantissimi cantanti, fra i quali Rihanna, David Guetta e OneRepublic. C'è poco da fare, al mondo piacciono le cose tamarre. Forse ogni tanto è anche giusto smettere di torturarci con De André, Guccini, Battiato, soprattutto Battiato. Perché voi ascoltate questi cantanti, vero? No, non li ascoltate.